Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale, come potete vedere dal titolo della mia scaletta, mi appresto ad affrontare un tema suggerito, ovvero un tema per questo video che qualcuno di voi qualche tempo fa mi ha scritto che avrebbe avuto piacere a vedere appunto affrontato in uno dei miei video. Ed eccomi qua a rispettare la promessa fatta, come sempre, nel limite delle mie capacità, quando mi viene suggerito qualcosa, prima o poi arrivo a combinare qualcosa, ad organizzare una scaletta e a presentare il tema appunto suggerito. In questa occasione si tratta di mostrare come su un sistema operativo Ubuntu si possa cambiare la forma del puntatore del mouse. E in effetti ho dovuto fare qualche piccola ricerca perché non è un'operazione che io personalmente ho mai fatto o interessa fare. A me è sufficiente usare il tema standard con il puntatore del mouse bianco, quello classico che vedete qui. E quindi appunto ho dovuto fare delle ricerche. È stato un tema, un suggerimento che mi ha incuriosito perché è da tempo immemore che non mi sono più interessato a queste, come dire, finezze di impostazione del proprio sistema operativo. Io uso sempre il mouse standard. Tuttavia, questo tema interessante l'ho affrontato e l'ho, come dire, sviscerato, arrivando a determinare che tutto sommato è piuttosto facile cambiare il tema del proprio mouse su un sistema Ubuntu e con ogni probabilità anche su altri sistemi basati su Debian e su GNOME si fa la stessa cosa. Come sempre io uso Ubuntu, ve lo mostro su Ubuntu, altri possono provare ad applicare le stesse operazioni anche su altri sistemi operativi Linux. Dunque, come ho appena detto, cambiare l'apparenza e la dimensione del cursore del mouse su un sistema Ubuntu è una cosa relativamente facile se si sa come fare, come per tutte le cose, ovviamente. Di cosa abbiamo bisogno? Diciamo, la strada più semplice io vi mostro, quella più immediata. Ve lo mostro in questa macchina virtuale che vedete qui, già pronta, aperta e preparata sullo sfondo del video. È una macchina virtuale, che ho creato recentemente già con il ramo di sviluppo di Ubuntu 16.04, così per vostra informazione e curiosità. Quindi una macchina nuova, virtuale, fresca fresca, appena installata. Andiamo avanti, quindi, dopo questa informazione dovuta, cosa abbiamo bisogno? Dicevo, per fare in modo rapido, semplice, veloce questo cambiamento di forma del puntatore del mouse, abbiamo bisogno di questo programma che solitamente non è installato per difetto sul vostro sistema operativo, di Conf Editor. Se non l'avete installato, provvedete a installarlo perché permette di appunto modificare il tema, quindi la forma e il colore del vostro puntatore del mouse in modo semplice. Come installare dconf editor? Vabbè, una possibilità è quella di usare il buon vecchio Ubuntu Software Center che è destinato a morire proprio con Ubuntu 16.04, tra l'altro verrà sostituito da un altro software center. Ciò non toglie che al momento è appena iniziato lo sviluppo di Ubuntu 16.04, Ubuntu Software Center è ancora presente. Quindi, diciamo, vi mostro questa opzione. Non è l'unica, ovviamente, per installare software su Ubuntu, lo sapete, non è l'unica, però vi mostro quella, diciamo così, tra virgolette, ufficiale con l'interfaccia grafica. Aprite Ubuntu Software Center, quindi, e nel campo di ricerca digitate dconf e vi uscirà, eccolo qua, l'editor dconf. Io ovviamente l'ho già installato, quindi mi appare il pulsante rimuovi. Se voi non l'avete installato, al posto di rimuovi, qui ci sarà il pulsante installa. Comunque, questa è la prima operazione da fare. Una volta fatto questo, è la premessa tecnica che abbiamo bisogno. Poi, per cambiare tema al vostro cursore, del pointer, il cursore del mouse, il puntatore del mouse,
Potete, se avete interesse a cambiarlo, vuol dire che magari volete avere un cursore un po' particolare, divertente, carino, che ne so, animato, colorato, ecco. E quindi opzionalmente potreste aver bisogno di un tema alternativo per il vostro cursore, perché quello bianco e quello standard presente per difetto sul sistema operativo. Ce ne sono altri ovviamente di temi di cursori creati sia dalla comunità, sia già presenti nei repository di Ubuntu. Questi due link, che ovviamente troverete, tutti questi link e riferimenti nella descrizione del video, a questi primi due link, se fate clic, troverete, vi si aprirà il browser con queste due pagine che vi elencano il catalogo dei pacchetti nei repository ufficiali di Ubuntu. Il sito è packages.ubuntu.com e potete fare delle ricerche qua dentro e vedete elencati i pacchetti che avete nei repository, che vi trovate nei repository ufficiali di Ubuntu, quindi anche in Ubuntu Software Center per intenderci. Se fate delle ricerche su questi pacchetti, li trovate in Ubuntu Software Center per poterli installare. Tutto questo per dire cosa? Che i primi due link sono due link che elencano dei pacchetti con dei temi di cursore alternativi a quelli già installati sul sistema. Quindi, se volete installare, che ne so, questo, il Chameleon Cursor Theme, basta che entrate in Ubuntu Software Center e cercate il Chameleon. Ho scritto giusto? Non ho scritto giusto, ho sbagliato una lettera. Ah, ups. Ci picchia. Chameleon, eccolo qua, e da qualche parte tema cursore del mouse, eccolo qua, moderno ma non pacchiano, questa è la descrizione, comunque vedete qui Chameleon Cursor Theme e così via, insomma. Quindi già nei repository ufficiali di Ubuntu trovate delle alternative al vostro puntatore del mouse se siete stufi di questo bianco. Quindi vedete, ce ne sono diverse, i due link che vi lascio in descrizione, ne trovate diverse a questo. Questo è il secondo link e qui altri cursori ulteriori, Comics Cursor, Comics Left-Handed, rispettivamente Right-Handed, vuol dire che sono dei temi che rispettano la mano con la quale usate il mouse, in poche parole. Se notate, per difetto, normalmente il puntatore del mouse è inclinato verso sinistra, perché non lo so, perché si considera che la maggior parte della gente usa la destra, usa il mouse con la destra, quindi sono destrorsi, e il puntatore del mouse è inclinato verso sinistra. In questo tema di cursore, Comics Cursor, per esempio, ci sono anche i left-handed, cioè chi usa il mouse verso sinistra può avere il puntatore del cursore, del mouse che è inclinato verso destra anziché verso sinistra, proprio per rispettare un po' i sinistrorsi rispetto ai destrorsi e viceversa. Ecco, insomma, ci siamo capiti. Ci sono cursori per tutti i tipi, diversi temi di cursori già nei repository di Ubuntu, e in più vi lascio anche questo link, il terzo, che va sul sito di Gnome Look, dove ci sono tutte i temi grafici, le icone e anche i temi per cursori. Su questo sito c'è un grosso raccoglitore del contributo della comunità, delle varie parti grafiche di un sistema operativo basato su GNOME. Anche Ubuntu è basato sulla tecnologia GNOME, diciamo così, come desktop environment, anche se usa Unity come desktop, però dietro ci sono programmi per GNOME. Usa le stesse librerie grafiche di GNOME e appunto fra le varie categorie di parti grafiche che si possono scaricare liberamente da questo sito c'è anche quello degli X11 Mouse Themes, che sono proprio i temi per cursori per i puntatori del vostro mouse. Ecco, nel caso di questo video che sto registrando adesso, non vi mostro come installare un tema già nei repository, ma andiamo proprio a prenderne uno dal sito gnome.look.org, perché è quello
che richiede, diciamo, le operazioni tra virgolette più lunghe, perché installare un pacchetto, fate clic, l'avete installato, qui dovete scaricare un archivio compresso, decomprimerlo in una determinata cartella per attivare il tema. Allora, io ho scelto, proprio per contrasto con il cursore standard bianco, ho scelto questo tema. Vedete, si chiama Hardoise 3.5, sono dei cursori neri, vedete, molto diverso il cursore del mouse rispetto a quello standard, così contrasta bene didatticamente per mostrarvi la differenza. E come si fa? Si fa clic sul tema che avete scelto, qui vi viene presentato e descritto il tema, in fondo c'è uno o più, solitamente ci sono uno o più link di scaricamento di questi temi di cursori. Io l'ho già scaricato uno e andiamo nel file manager. Ho scaricato l'Hardoise Shadow 100, con uno di quei link lì di download. L'ho già scaricato, l'ho decompresso, l'ho estratto e l'ho messo in una particolare cartella. Bisogna metterlo in quella, nella vostra home. Vedete, qui sono posizionato nella home. Lo dovete mettere il tema decompresso, pacchettato nella cartella nascosta .icons, come dico qua, come dico qui nella scaletta. E dico anche qui nella scaletta che se non esiste questa cartella la potete tranquillamente creare nella vostra home. Quindi, se non esiste, attivate la visualizzazione dei file nascosti, vi create la vostra .icons, entrate. Quando avete spacchettato, decompresso il vostro archivio compresso con il tema del cursore, del puntatore del mouse, portate qui la cartella così com'è, tale quale. Questa cartella contiene appunto i cursori, vedete, è tutto già preconfezionato, tutto a posto. Voi dovete semplicemente mettere, archiviare in questa cartella la cartella del tema del mouse che avete scelto. Il nome della cartella è il nome del tema del mouse che ci serve, e lo vedrete fra un attimo. Adesso la scaletta è praticamente già finita, la posso anche nascondere. Apriamo dconf editor, quindi con la vostra dash di Unity cercate dconf e aprite dconf editor. Una volta aperto dconf editor, nel menu con l'opzione trova cercate cursor teams, cursor team, questa stringa. Quindi fate trova e scrivete questo, premendo successivo o enter, vi posizionate in tutte queste voci che vedete qua sulla sinistra, vi posizionate proprio dove c'è la voce cursor theme e qui vedete il nome del tema del cursore del mouse. Appena sopra c'è la grandezza del cursore del mouse. Qui sotto nelle descrizioni di queste due voci vedete che c'è il valore predefinito che è il DMZ White, che è questo bianco standard, e la grandezza predefinita del puntatore del mouse è 24, lo vedete qua, 24. Il nome del tema del puntatore del mouse è DMZ White, è quello standard, questo bianco. Vogliamo cambiarlo con questo, Hardoise Shadow 100, dobbiamo proprio prendere questa stringa, proprio il nome della cartella, tale quale, il nome della cartella, e lo mettiamo qua. Quindi lo sostituiamo qua dentro, enter, e vedete che è già diventato nero il cursore, lo vedete? Nero, nero esattamente come le immagini che vediamo qui di anteprima di questo tema del mouse, vedete? Tale quale nero. È stato sufficiente in questo dconf editor cambiare il nome del tema del mouse con il nome della cartella contenente il tema che abbiamo scaricato e vedete che è già diventato nero il nostro cursore del mouse. Anche la grandezza possiamo cambiare se vogliamo, da 24 lo faccio diventare grande il doppio, scrivo 48, enter, vedete come è diventato bello cicciottello il puntatore del mouse. Quindi è facilissimo, eh? Vedete poi che il tema del mouse, come quello standard, si modifica a seconda della situazione. Se voglio vado sul bordo della finestra per ingrandirla e rimpicciolirla, vedete che appaiono le due freccette. Quindi
questo tema di mouse, di puntatore del mouse, non prevede che cambi tutta la forma, ma indica al suo interno, nel corpo del puntatore, che cos'è l'operazione che sto per fare. Vedete le due frecce che vanno a sinistra e destra? Mi sta dicendo che sto ingrandendo e rimpicciolendo orizzontalmente la finestra. Qui verticalmente, vedete all'interno del puntatore del mouse. Se vado sul browser dove ci sono anche i link, vedete che appare una freccia bianca dove quando il puntatore punta un link. Vedete? È nero completamente. Se sono in una zona neutra, se vado su un link diventa bianco. Vedete che il tema del mouse è già attivo subito, immediatamente, semplicemente con questi cambiamenti. Vedete, eccezionale. Ecco, in questa macchina virtuale con Ubuntu 16.04 in sviluppo, ho notato appunto che il tema del mouse è immediatamente attivo. Vedete qui dove c'è del testo, appare il tipico cursore del testo dove si può selezionare. È attivo subito, non so se è veramente attivo in tutta l'interfaccia grafica. Ve lo dico perché solitamente nella documentazione di queste operazioni si dice che per attivare completamente il tema nuovo del mouse bisogna fare un reboot, un riavvio del PC. A quanto pare, a livello di Ubuntu 16.04 dell'ultima versione in sviluppo, non sembra essere più necessario il reboot, il riavvio del PC, perché vedete che il tema diventa subito attivo senza aver fatto nulla. Posso anche tornare al tema standard del mouse semplicemente ripristinando i valori predefiniti. Quindi io mi posiziono sul cursor size da 48, predefinito 24, basta che clicco qui imposta predefinito, torna 24, vedete è diventato più piccolino, e rispettivamente il tema del cursore per farlo tornare il bianco standard, vedete che qui è bianco standard, vedete è tornato la manina col ditino per i link, è tornato normale il mio cursore. Ecco, con questo praticamente è già terminata la spiegazione di come potete cambiare il tema e la forma del vostro puntatore di mouse. Poi sta a voi, ai vostri gusti e alla vostra fantasia, scegliere fra i decine e decine di temi che ci sono su questo sito, oppure, se vi piacciono quelli già inclusi nei repository di Ubuntu, installare uno di questi pacchetti, andare a leggere nella rispettiva cartella delle icone come si chiama la cartella con il tema e impostare il tema come vi ho mostrato un attimo fa. Ecco, forse c'è ancora una cosa da dire: se installate i pacchetti dai repository di Ubuntu, questi non vanno a finire nella vostra cartella Home Icons, non vanno a finire lì, ma vanno a finire naturalmente in un'altra cartella di sistema. Quindi vi posso mostrare, mi sembra che sia, qui sto andando così a memoria, USR share, credo, spero che sia quella, vediamo un po', share, share, se non la trovo subito fermo un attimo il video e ci risentiamo quando l'ho trovata, perché se no, ah, ecco qua, share icons, eccola qua, non l'ho trovata. Quindi dalla radice dell'albero delle cartelle vi posizionate sotto USR share icons e siete nella cartella di sistema corrispondente alla vostra punto icons. Qua dentro vedete tra l'altro il tema standard del cursore DMZ White, c'è anche la versione DMZ Black. Così come Red Glass è un tema del cursore, altri no, non sono tutti temi di cursore, qui ci sono tutte le icone di sistema, anche quelle dell'interfaccia grafica, del tema di tutta l'interfaccia grafica. In mezzo a queste ci sono anche i temi dei cursori, questi tre li conosco di sicuro, sono tre temi installati per difetto. Questi pacchetti quindi vanno ad inserire, ad archiviare i temi con la loro rispettiva cartella, che sarà, immagino, Comics Cursors, per esempio, qua dentro in questa cartella. Quello che a voi interessa non è tanto che sia in questa cartella, ma proprio il nome della cartella che l'installazione del pacchetto darà qui, in modo che voi possiate prendere il nome
e digitarlo qua dentro. Ecco, tutto qua. Con questo ho veramente concluso, vi ho detto proprio tutto, tutto, tutto quanto dovevate sapere su la modifica del tema e del puntatore del vostro mouse. Divertitevi se vi fa piacere. Con questo vi saluto, vi attendo alla prossima. Ciao ciao!